fronte barattie si sta lavorando, si sta proseguendo, il Comune ha rispettato i termini come erano negli accordi, entro aprile prevediamo di fare il punto finale e di approvare il progetto come Regione. C'è un impegno di tutti, le cose stanno procedendo. Non così per quanto riguarda invece il campus universitario, ci sono delle criticità. Noi abbiamo convocato una segreteria tecnica per il 31 di gennaio e quindi il 31 di gennaio l'università, chi vuole, chi sta lavorando in questa per realizzare il campus dovrà venire a dirci se ci sono le condizioni, se hanno trovato i soldi, le risorse e gli investimenti. Questo si saprà il 31 di gennaio. Quanto la richiesta di riformare la polizia locale? Sì, è una cosa che Roma non riesce a fare, la riforma della polizia locale, allora voglio farla io. Come Regione Lombardia stiamo mettendo mano a una nuova legge che istituirà la polizia regionale, ma non come corpo aggiuntivo, ma come coordinamento delle polizie locali che ci sono circa 1000 i comandi, quasi 10.000 gli operatori. E il coordinamento tra questi corpi, la polizia, i carabinieri e la struttura di protezione civile. Deve essere un'unica grande organizzazione che si muove quando c'è la necessità, quando c'è l'emergenza, ma il riconoscimento, il coordinamento dell'azione della polizia locale va fatto e questo vogliamo farlo come Regione, anche qui come creare un modello che funzioni. Nei giorni scorsi a Barcellona la Catalogna ha firmato l'accordo che proponevate voi contro la contraffazione alimentare. Sì, è stato un passaggio importante, è la prima adesione importante perché la Catalogna fa parte dei quattro motori d'Europa e quindi il roadshow, il tour in Europa su questo argomento, su questo tema, cioè la lotta alla contraffazione alimentare, è iniziato molto bene. Noi faremo una serie di iniziative anche in Regione Lombardia per promuovere Expo, saremo anche a Como per fare assieme alla Coldiretti l'esposizione delle nostre eccellenze, ma non solo quello, ci sarà una sorpresa. Cominceremo il 22 di febbraio a Brescia, ma ci sarà una tappa anche a Como e in questo tour saremo accompagnati da un artista lombardo doc che sarà un po' il testimonial delle eccellenze lombarde anche in campo musicale. Parlare di Europa, è stato il suo viaggio a Barcellona, ha incontrato il presidente della Catalogna, insomma, si auspica un nuovo modello. Ho incontrato Artur Mas, abbiamo parlato di tante cose, è stato un colloquio lungo e cordiale, lui mi ha annunciato, mi ha raccontato quello che sta facendo per ottenere l'indipendenza della Catalogna. Farà un referendum a novembre con due quesiti: volete la Catalogna indipendente, che diventi uno Stato sovrano all'interno dell'Unione Europea. È un percorso molto interessante, molto importante. La Catalogna ha un fattore di identità e di unità molto forte che la Lombardia non ha, che è la lingua. Là c'è una lingua, il catalano, qui ce ne sono 100 lingue, forse più. E questo consente di seguire questa strada che noi non possiamo seguire. Però è interessante perché se passa, se va fino in fondo, la Catalogna cambia l'Europa, ci sarà la nuova Europa, la fine dell'Europa degli Stati-Nazione e l'avvio, l'inizio dell'Europa delle regioni, ed è quello che noi vogliamo. Senta, io volevo chiederle in merito ai pedaggi autostradali. Il Casello di Como è uno di quelli più tartassati, con aumenti che ormai di fatto andare e tornare da Milano ha un costo pazzesco. Tra l'altro Como si trova nella situazione in cui a giugno verrà inaugurata il nuovo peduncolo della tangenziale, 2,4 km con altri 60 centesimi di pedaggio. C'è una mozione in Consiglio regionale per chiedere che almeno questi 60 centesimi non si paghino. Lei come risponde ai cittadini su questo tema che di fatto tocca a tutti? Ma la decisione di aumentare i pedaggi è una decisione scandalosa che non abbiamo condiviso e che è stata presa dal governo, non dalla Regione Lombardia ovviamente. La Lega ha protestato e noi abbiamo protestato, anch'io ho chiesto al governo, al Ministro Lupi di intervenire. Ho sentito che il Ministro Lupi ha proposto una specie di abbonamento, diciamo così, per
coloro che usano l'autostrada per lavoro, però finora non si è visto niente. Noi continueremo a fare pressioni perché non è giusto che ci sia questa disparità tra nord e sud. Qui aumenti eccessivi, enormi, e a sud le autostrade sono gratis. Se la legge è uguale per tutti e se siamo tutti in un paese, come si dice, unico e unito e unitario, anche queste cose devono essere uguali dappertutto, no? E questo purtroppo invece è così, quindi c'è una penalizzazione del nord, dell'economia del nord, dei cittadini del nord, assolutamente ingiustificata e inaccettabile. Però queste cose non sono cose della Lega, devono essere cose dei cittadini del nord. È una battaglia dei cittadini, è una battaglia del nord, non è una battaglia politica. Senta, allora però possiamo vincerla, se no...